Amici 22, Mattia fa arrabbiare Lumberto, manchi di rispetto, sono stanco. E team di Amici che è andato in onda il 29 marzo, è iniziato con la stizzita reazione del professionista Umberto all'ennesimo atteggiamento poco rispettoso di Mattia. L'assistente di Raimondo Todaro ha abbandonato la sala prove, salvo poi tornarci per un chiarimento, l'allievo ha chiesto scusa quasi in lacrime. Ma Gaudino ha risposto che è stanco di assistere agli stessi comportamenti da 2 anni. Tensione nella scuola di Amici prima della registrazione della puntata che sarà trasmessa sabato 1 gradi aprile su Canale 5, dove saranno a rischio ballottaggio Samu e Cricca. Nell'attesa che venga registrato il 3 gradi serale di Amici 22, i fan sono stati aggiornati su quello che è successo nella scuola nei giorni scorsi. Il pomeridiano di mercoledì 29 marzo, ad esempio, è cominciato con il rimprovero che Benedetta ha fatto a Mattia per come si è comportato con il professionista Umberto. In seguito all'ennesima risposta scocciata del ragazzo, Gaudino ha abbandonato la sala prove dicendogli di continuare da solo. Senzola non si è accorto di aver indispettito l'assistente di Todaro con il suo atteggiamento. Tant'è che è stata la sua partner di scena a spiegargli cos'era appena successo. Ti ha detto di fare da solo, ma in realtà ti ha mandato a quel paese. Tu non le capisci queste cose, ha commentato Vari nel corso del Dai Team del 29 marzo. Il pubblico di Amici, poi, ha assistito anche al ritorno in sala di Umberto e alla sua richiesta di un chiarimento a Mattia. L'alunno del team Arisa Todaro si è subito scusato per l'atteggiamento che ha avuto poco prima. Ma il professionista della scuola ha sbottato, io non credo più a queste parole. Fai sempre le stesse cose da 2 anni. Io sono stanco. Mi manchi di rispetto e non è la prima volta che lo fai, ha proseguito Gaudino davanti ad un Senzola quasi in lacrime. La conversazione si è conclusa con un accordo che i due hanno stretto nel voler continuare a lavorare insieme, ma prima il danzatore di latinoamericano ha promesso di cambiare atteggiamento sin da subito, rendendosi più disponibile e pronto a mettere in pratica le correzioni che gli vengono fatte durante le prove. La seconda parte del Dai Team di Amici di oggi è stata dedicata ad alcuni dei guanti di sfida che i professori hanno lanciato in vista della terza puntata del serale. Alessandra Celentano ha deciso di mettere a confronto Maddalena Isobel sulla sensualità, la maestra ha definito la sua allieva brava e preparata in tutti gli stili. Mentre Disvevi ha detto che verrebbe completamente oscurata dalla compagna di classe. Anche Emanuele ha voluto un faccia a faccia tra le uniche 2 ballerine della scuola, l'insegnante di hip hop ha chiesto alla ragazza di origini australiane di misurarsi con una coreografia incentrata sulle emozioni. Un ballo che ha lo scopo di mettere in risalto le capacità comunicative di chi lo esegue. Raimondo Todaro, invece, ha sfidato Raymond sul genere modern contaminato, il danzatore classico dovrà preparare un'esibizione che lo metterà a paragone con Mattia. Sono felice, mi sembra un guanto intelligente. Siamo tutti e due sullo stesso livello perché non è il nostro stile. Mi fa piacere mettermi in gioco, ma solo se le cose sono sensate come questa. Ha commentato il giovane lanciando una velata frecciatina al docente che una settimana fa gli ha chiesto di ballare l'hip hop contro Samu. La prossima registrazione di Amici è fissata per giovedì 30 marzo, le anticipazioni che trapeleranno in serata riguarderanno soprattutto i nomi dei 2 eliminati del 3 gradi serale.